Un consiglio comunale movimentato, quello di oggi per il comune di Napoli. All'esterno un centinaio di attivisti di movimenti per il lavoro e centri sociali dell'area flegrea hanno manifestato per tutta la mattinata sotto la pioggia davanti il palazzo del consiglio comunale in via Verdi. All'interno i consiglieri del comune di Napoli erano impegnati in una seduta monotematica sul futuro dell'area ex Ital Sider di Bagnoli. I manifestanti sono giunti in corteo partendo dalla stazione della Cumana di Montesanto e attraversando le strade del centro cittadino, cori contro il presidente del Consiglio Matteo Renzi e con l'ipotesi di nomina di un commissario per la gestione dell'area, che dovrebbe essere il magistrato Cantone. A una delegazione di 10 manifestanti è stato concesso di seguire i lavori all'interno dell'aula. Gli stessi hanno prodotto un documento che è stato letto all'interno della seduta odierna del Consiglio Comunale, poi slogan all'indirizzo dell'assise e del sindaco De Magistris. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il portavoce dei manifestanti che ha così sintetizzato i motivi della protesta. Stiamo manifestando perché dopo 20 anni di devastazione a Bagnoli, dopo 20 anni di immobilismo finto perché i soldi sono scomparsi e sono andati ai soliti noti, dopo 20 anni che non è stata effettuata alcuna bonifica, adesso ci vogliono far credere che il governo che sta portando avanti lo sblocco Italia, che il governo che sta portando avanti il Jobs Act, la buona scuola, distruggendo queste strutture, sarà lo stesso governo che a Bagnoli si occuperà di una reale bonifica, si occuperà dei cittadini che vivono nel territorio. Noi a questo non ci crediamo. Il Consiglio Comunale, presieduto da Raimondo Pasquino, si è districato per oltre un'ora sugli articoli 37 del regolamento, interventi urgenti. Poi i capogruppo hanno chiesto una riunione per poter interpretare al meglio le problematiche dell'area di Bagnoli e Fuorigrotta. Per i rappresentanti del Consiglio Comunale, la macchina comunale non deve essere estromessa però dalle decisioni sull'area dell'ex Ital Sider. Siamo d'accordo, diciamo, sulla necessità di accelerare, siamo sicuramente d'accordo con il governo centrale affinché la figura di un commissario, in questo caso del dottor Cantone, che è persona stimata e sicuramente che può garantire finalmente come dire, non solo la piena trasparenza, ma anche che si acceleri questa fase di rilancio e di recupero dell'area. Siamo anche d'accordo però sulla necessità che il Consiglio Comunale, l'intera città, non venga esautorata da quello che è la possibilità e l'opportunità di dare un proprio parere. Il Consiglio Comunale deve essere il protagonista del piano per Bagnoli e sicuramente ci sarà un'espressione di tutto il Consiglio rispetto a questa problematica, un segnale che faremo al governo, ma il segnale al governo si fa anche con le idee innovative. Oggi in città la campagna ha bisogno di risposte di sviluppo in quest'area, uno sviluppo a vocazione turistica ma non solo, anche di attività commerciali e quindi anche con i movimenti che molto spesso criticano queste scelte. Sicuramente ci sarà un dialogo partecipativo, perché anche se ci sono dei cambi di piano regolatore che il commissario riterrà sicuramente di approfondire con la sua competenza e la sua capacità, sicuramente il Consiglio Comunale ma anche la città tutta non potrà sicuramente essere messa fuori.